La ringrazio Presidente. La prima è un ringraziamento ai cittadini che sono attualmente in presidio fuori dalla Fondazione Piera per lo Stadio del Portello, un'opera assolutamente incompatibile con la struttura della nostra città. L'altra valutazione che vorrei fare oggi riguarda una delibera di giunta che verrà approvata venerdì prossimo, cioè quella che rivede i cantieri, la cantierizzazione di tutta la linea M4. Ovviamente non conosciamo ancora il contenuto nel dettaglio a livello progettuale di queste modifiche. Quello che è certo è che comporterà l'abbattimento di centinaia di alberi e da questo fatto derivano due valutazioni che vorrei porre all'attenzione dei miei colleghi consiglieri. La prima è politica, è puramente politica. È la richiesta che gli abbattimenti non avvengano in luglio e ad agosto, cioè durante il ponte, come era stato fatto col Bosco di Gioia sotto la Giunta Moratti. Ricordando anche, e questa è la seconda questione, invece ambientale, che è prassi, in alcuni comuni è anche vietato, l'abbattimento nel periodo di nidificazione degli uccelli, periodo che finirà a fine settembre. Quindi, viste queste due considerazioni, una politica e una ambientale, chiediamo e stiamo scrivendo una mozione urgente per richiedere prima della deliberazione di giunta questo semplice fatto, che gli abbattimenti non avvengano durante il ponte estivo per la tutela ovviamente dei cittadini che è giusto possano assistere a questa procedura e allo stesso tempo per la tutela dei volatili che durante il periodo estivo nidificano e per i piccoli dei volatili ovviamente che non possiamo permetterci di uccidere togliendogli la loro casa. Spero sia possibile avere una risposta e soprattutto spero sia possibile avere le firme dei capigruppo per presentare questa mozione e fare questa richiesta alla Giunta. Grazie. Grazie consigliere Calise. La parola al consigliere Gentile.